Sì, in diretta su Unica Radio, anzi direi bentornati con l'appuntamento dedicato alle chiacchiere con l'avvocato Nicola Ibba, che vedete accanto a me. Ciao Nicola, Ciao buon Sito, pomeriggio, buon buon pomeriggio. pomeriggio Allora, questo è un incontro all'interno del quale andiamo a chiarire un po' tutti i dubbi che vengono a crearsi proprio rispetto alla situazione giuridica che in questo particolare momento storico, abbastanza inedito, è in ebollizione. Mi viene da pensare proprio a questo esempio, perché appunto varia e cambia costantemente. Questo era solo per introdurre. Prima di tutto vogliamo sapere come stai. Bene, bene, stiamo bene, stiamo lavorando in modalità totalmente diverse dal solito e quindi un po' come tutti Mi viene ci da pensare proprio a questo troviamo in esempio, questa. perché sei tu, vero? Cambia Sì, costantemente, che questo. stai praticamente ritrasmettendo il nostro segnale. Ok, l'ho tolto. Ok. Dicevo che stiamo cercando di abituarci a questa nuova condizione che sicuramente durerà ancora un po' di tempo. Poi noi non siamo medici, non siamo scienziati, non siamo ricercatori, però credo che sia abbastanza intuibile che passato questo primo momento ce ne sarà un altro in cui sarà necessario riorganizzarsi non soltanto a livello personale e familiare, ma anche a livello lavorativo in maniera importante. Del look, direi che per adesso ci siamo, caro Nicola, sta tenendo, quindi non c'è bisogno del barbiere. Per me ci sarebbe bisogno, però cercherò di fare autonomamente, perché mi sa che fino a dopo il 1º maggio non ci sarà occasione. Che dici? Sì, diciamo che dobbiamo tutti attendere questo periodo e secondo me certe attività produttive subito dopo la ripartenza avranno un boom, perché io immagino che barbieri, parrucchieri, centri estetici avranno sicuramente un boom subito dopo la crisi. Io sarò uno tra i primi. Bisognerà fare la fila perché è un po' come stiamo facendo ai supermercati. Ieri mi è capitato di fare 1 ora di fila. Caspita. Sì, non mi era mai capitato di attendere così tanto, però ci si rende conto anche del valore della spesa. Ripensavo appunto a quante volte sono andato in quello stesso supermercato con leggerezza, solo per comprare magari un pacco di gelati. Ma torneremo anche a quello. Facciamo un piccolo riepilogo della puntata precedente. Quindi, come ho detto all'inizio, appunto, questi sono degli incontri che abbiamo previsto su Unica Radio, per chiarire, tutti quei nodi che vengono a crearsi a livello di comprensione, proprio rispetto a tutto ciò che sta avvenendo sotto, il punto di vista giuridico. Lo stiamo facendo con tanti professionisti in questo periodo e con te, appunto, ci occupiamo di andare a leggere, provare a leggere, a interpretare, sia i decreti, che, appunto, tutti i dubbi che vengono a crearsi per risolverli, possibilmente. Ieri, innanzitutto, ha parlato Conte, Sì. quindi a breve ci aspettiamo appunto nuove disposizioni. Allora, le disposizioni sono già state pubblicate. Siamo stati ormai abituati a questo susseguirsi di norme, non dico quotidiano, ma quasi. E nella diretta di ieri, come era prevedibile, ha annunciato la proroga del blocco, tendenzialmente di tutte le attività che erano già bloccate, salvo alcune deroghe. Quindi diciamo che per alcune attività possiamo iniziare a dire che è iniziata la fase 2, che non significa uscita dall'emergenza, ma significa per alcune attività imprenditoriali iniziare a riprendere la normale attività. E credo che il governo abbia fatto la scelta di iniziare ad aprire librerie, cartolibrerie e negozi di abbigliamento per bambini, perché in questa fase tante famiglie si ritrovano in una condizione di dover
avere a casa tutto il giorno i propri bambini e quindi presumibilmente vanno incontro a tante necessità come l'acquisto magari di pennarelli o altro materiale di cancelleria per la scuola che ovviamente è concentrata a casa e con modalità diverse. E su questo ci tengo a fare una riflessione perché è un argomento che io ho studiato anche a livello universitario, sia durante la tesi di laurea che durante il percorso di dottorato, in cui abbiamo parlato molto di digital divide, ossia il divario digitale, che in questo momento credo stia andando a creare una problematica in tanti nuclei familiari, perché credo che non si stia riuscendo a garantire a livello di Stato le stesse condizioni di accesso all'istruzione per tutti i nuclei familiari. E come si può ovviare a tutto questo? Ci sono delle soluzioni? Beh, allora, diciamo che in questo momento le modalità di didattica a distanza che tutte le scuole, tutti i docenti stanno attivando sono sicuramente una valida alternativa in questo momento di emergenza. Il problema io credo sia non tanto dal lato della formazione da parte dello Stato, ma piuttosto dal lato delle famiglie, che sicuramente tante famiglie non erano pronte per questo momento. Non erano pronte perché magari in un nucleo familiare in cui uno o due genitori sono chiamati a lavorare in modalità smart working e uno o due bambini magari sono tenuti a studiare a distanza, questo potrebbe essere un grande problema perché potrebbero non avere 4 PC a disposizione. Eh sì, quindi ma non solo questo, poi noi abbiamo avuto modo di parlare negli scorsi appuntamenti anche del problema legato all'alfabetizzazione, che si prende la mano con quest'altro problema, alfabetizzazione digitale. Quindi direi che comunque questo momento, come è già stato detto, insomma non stiamo appunto inventando niente, è un momento importante per riflettere anche su come migliorare proprio questo aspetto. Certo. E hai usato la parola giusta, riflettere, perché in questo momento la riflessione ci deve portare a riflettere non tanto sulla nostra condizione attuale, ma su quella che potrebbe essere la nostra condizione futura, perché l'hanno detto in tanti e io ci tengo a ripeterlo perché credo che sia importante ragionare insieme su questi aspetti in questo momento di confronto. Il mondo non sarà più come prima, e non sarà più come prima non nelle prossime settimane, ma secondo me addirittura per i prossimi mesi e per i prossimi anni. E una volta che noi saremo abituati ad una certa modalità, ci diventerà difficile ritornare alle modalità precedenti. Io credo che con tanti clienti, prima di rivederli in studio come facevo quotidianamente, passeranno veramente parecchi mesi per la salute nostra e per la salute loro. Fatto questo passaggio, secondo me ci renderemo conto che questa modalità per tanti aspetti è più comoda. Ci fa risparmiare tempo, denaro, inquiniamo meno. Sì, assolutamente. Poi magari appena si chiariranno le cose, magari verrà insomma chiarito meglio anche il nostro futuro, potremo anche organizzare degli appuntamenti più mirati su questo argomento. Ricordiamo che questi sono degli appuntamenti nei quali cerchiamo in breve tempo di trattare il maggior numero di argomenti e risolvere il maggior numero di dubbi. Quindi è un po' come è arrivato l'avvocato. Salutiamo nel mezzo. Non farmi ridere con la parola, però rischio di sentirmi male. Allora ci saluta Simona Manca, ciao ragazzi, Alice, ciao a tutti, vedo che questo pomeriggio
Abbiamo un bel po' di persone che si sono collegate con noi, quindi significa che ciò di cui trattiamo è interessante, questo non può che farci piacere. Ricordiamo che ognuno sta trasmettendo da casa sua, non è vero, io da casa mia, tu stai trasmettendo dal tuo studio. Allora, Nicola, secondo argomento che andiamo a trattare oggi è il decreto liquidità. Sì. Allora, siamo stati abituati, abbiamo parlato per settimane del decreto Cura Italia e adesso siamo arrivati al decreto liquidità. Io ce li ho tutti qua davanti e tutti annotati, come potrei vedere, perché sono veramente testi da decine e decine di pagine. E non è semplice non soltanto leggere le varie norme, ma anche coordinarle l'una con l'altra. Perché? Perché le norme si vanno a stratificare, come abbiamo detto la volta scorsa, sono principalmente decreti legge che sono stati adottati, che verranno convertiti dal Parlamento con modifiche. E già vediamo che tra il primo decreto e il secondo decreto ci sono state modifiche e alcune correzioni, che secondo me ci fanno ben sperare da alcuni punti di vista, nel senso che il governo sta mano a mano cercando di aggiustare la rotta e cercando di porre rimedio a quelle che erano le lacune che sono emerse in un primo momento, perché effettivamente alcune lacune e tante ce n'erano. Stiamo ancora parlando di misure per, diciamo così, per il contenimento della fase emergenziale, ma non ancora misure per la ripartenza. Misure che quindi possano, a mio avviso, andare a modificare gli scenari futuri, perché anche il decreto liquidità, come il decreto Cura Italia, va ad incidere cercando di aiutare le imprese. Come lo fa? Cercando di mettere a disposizione delle aziende tutte, sulla base di vari parametri, liquidità, non mettendola direttamente lo Stato, ma andando a garantire le banche che erogheranno tale liquidità. Qui ci siamo noi visti una decina di giorni fa, se non ricordo male, e 10 giorni fa stavamo dicendo che mancavano ancora delle misure concrete. Perché? Perché un conto è avere la norma di legge, il decreto del governo, del singolo ministro, un conto è avere la liquidità in tasca ai professionisti che l'hanno domandata o alle aziende. Purtroppo, da quello che sentiamo, ci vorranno ancora settimane prima che sarà attiva la liquidità. Non sarà, credo, un passaggio così immediato. Ecco, e che cosa succede nel mentre, Nicola? Come si fa per chi concretamente ha bisogno di questa liquidità? Cioè, si tratta di persone e di aziende, anche di liberi professionisti che si trovano totalmente bloccati. Eh sì, questo è un grande problema. Intanto ci saluta anche Enrica. Ciao, peccato che tra poco vado in guardia. Ormai, ma scusami, chi conduce sono io, adesso mi stai anche anche leggendo i messaggi, Nicola Ibba. Sono appassionato di tante cose, quindi non ho mai fatto radio, però non rubarti il lavoro. Sì, dopo mi fai una domanda tu. Dopo mi farai una domanda tu, va bene? Bene, bene, farò io una domanda, devo pensarci un attimo. Ecco, salutiamo anche Enrica, devi dire, Nicola, devi dire, salutiamo Enrica che ci scrive che vorrebbe continuare a seguirci, tanto non ci ascoltano ovviamente, vorrebbe continuare a seguirci, però tra poco andrà in guardia, vai? Lezioni di radio in diretta. Grazie Simo, ma ritornando al nostro... Ah ok, va bene, no, non l'hai detto, però torniamo a quello che stavamo dicendo. Ci vuole anche in questo momento anche qualche risata, perché io credo che il ridere anche tra di noi, con le persone che ci stanno accanto, poi in una giornata così prefestiva, perché domani è Pasqua, una Pasqua un po' atipica, perché nessuno di noi potrà stare con i propri cari, andare a visitare i propri nonni, i propri zii, quindi un po',
un po' atipica, quindi ci stringiamo un po' virtualmente con gli amici reali e quelli delle nostre community. Venendo a noi, cosa possono fare le aziende in questo momento in cui attendono liquidità? Io l'ho detto anche l'altra volta, lo sto dicendo a tutti i miei clienti. Parlare con i propri fornitori e cercare di trovare un accordo in questo momento, perché la situazione colpisce tutti, nessuno esente, nessuna attività produttiva del nostro paese ne è esente, anche perché il tessuto produttivo, nel momento in cui si blocca per tutti. Si spera che la liquidità possa arrivare subito, e io credo che questa liquidità debba essere utilizzata non già per andare a colmare dei debiti per le nostre attività imprenditoriali, e mi ci metto anch'io come professionista imprenditore titolare di uno studio, ma investirle in attività che ci possano nel futuro, quindi nel corso dei prossimi mesi, dare uno sprint maggiore. Per esempio, io sto consigliando a tante attività di accedere ad un circuito importante in Sardegna, ne abbiamo parlato anche insieme, qual è quello Sardex, che può costituire in questo momento di emergenza una valida alternativa, perché consente alle aziende di scambiare prodotti e servizi attraverso il Sardex, la moneta complementare sarda. Eh sì, grazie Nicola per questo consiglio. Appunto, diciamo che hai risposto in maniera esauriente alla mia domanda. Aspettiamo eventuali altre domande che ci arriveranno durante questa diretta. Un altro aspetto che vorrei approfondire insieme a te è legato al DPCM relativo alla proroga delle chiusure. Ieri Conte ha detto che riapriranno le librerie, le cartolibrerie, i negozi di abbigliamento per i più piccoli, anche certe attività, come per esempio il taglio della legna che serve per, insomma, il combustibile che serve per tante cose, per panificare, per esempio, o anche per le pizzerie, cioè banalmente. Sono tutte attività che necessitano comunque di quella di quegli approvvigionamenti. Tutto il resto, secondo te? Poi ha anche detto che, insomma, ci si deve preparare alle riaperture, quindi con la sanificazione, messa in sicurezza degli uffici, dei posti di lavoro. Tutto ciò, come tu hai detto prima, ci porta a pensare che si stia entrando pian piano in punta di piedi nella fase 2. Sì, questo è l'augurio. Io, come ho detto prima, dobbiamo prenderci queste settimane per iniziare a riflettere, perché nel momento in cui la fase 2 arriverà, le nostre attività non saranno più come prima. Io, per esempio, sto iniziando a pensare come potrebbe andare a svolgersi la nostra attività in studio. Quindi noi abbiamo uno studio molto grande, e quindi sto pensando, per esempio, di andare a modificare le postazioni per far sì che nessuno dei colleghi di studio stia in un ambiente attaccato con altri colleghi, per evitare quindi situazioni di possibile contagio. Io credo che da questo punto di vista, non appena la fase 2 verrà ad essere in essere per tutte le attività, ci saranno delle norme molto puntuali e stringenti per consentire appunto di poter lavorare, ma poter lavorare anche in salute, quindi evitare che i luoghi di lavoro diventino luoghi di contagio. Alcune attività, come hai detto tu, come hai ricordato tu, stanno ripartendo, ripartiranno da martedì. Ovviamente dovranno adottare tutta una serie di cautele particolari per evitare appunto che coloro che lavoreranno potranno essere in sicurezza. Dobbiamo però considerare che tutti i blocchi che al giorno d'oggi ci sono continuano a valere, per cui noi ci possiamo spostare
solo ed esclusivamente per quelle ragioni tassativamente indicate fino ad ora dal governo, dalla regione e anche dai singoli comuni in cui noi abitiamo. Ecco Nicola, proprio in merito a questo argomento che andremo ad approfondire meglio, perché sono particolarmente incuriosito dal comportamento di alcuni privati cittadini che di fronte a un posto di blocco, sostengono di non essere soggetti al decreto, sostengono di non essere, appunto dei soggetti. Perdona la ridondanza, soggetti alla legge statale, bensì al diritto internazionale, al diritto umano. Io credo che si debba un po' far chiarezza su tutto questo, perché se tutti iniziassero a dar da fare alle forze dell'ordine, sotto questo punto di vista, insomma, si andrebbe a inceppare quello che invece sono dei meccanismi di controllo legittimi che vengono effettuati appunto per tutelare la salute Certo, pubblica. stavo nel frattempo cercando tra i vari documenti che ho sulla scrivania. Non vi mostro la scrivania perché in questo momento è sommersa di carte, tra fascicoli e documenti relativi all'emergenza sanitaria ed economica. Hai detto bene tu, ci sono in questo periodo tanti cittadini che ovviamente non conoscono le norme e tendono un po' ad estremizzare quello che magari hanno sentito diciamo così, sui social o letto in qualche blog. Allora, il consiglio è quello di rispettare alla lettera qualsiasi provvedimento del governo, della regione o del nostro comune di appartenenza. Perché? Perché i provvedimenti amministrativi, fin tanto che non vengono annullati o sospesi, quindi annullati dal giudice amministrativo o sospesi dal giudice amministrativo, devono essere applicati da tutti. E qualche giorno fa si è pronunciato, precisamente il 7 aprile, quindi 3 giorni fa, 4 giorni fa, si è pronunciato con un decreto presidenziale il presidente del TAR Sardegna in merito a due ordinanze sindacali del comune di Pula. Cosa prevedevano queste ordinanze sindacali? Prevedevano due cose molto specifiche a tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini, per evitare quindi il diffondersi del contagio. Prevedevano che dal 3 aprile la spesa presso le strutture di vendita a prevalenza alimentare presenti nel territorio è consentita per numero 2 ingressi complessivi a settimana per massimo un soggetto per nucleo familiare, e anche che era ammessa l'uscita da casa per una sola volta di un solo componente del nucleo familiare ai fini della spesa alimentare in panifici, macellerie, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente il comune ci diceva anche quante volte noi potevamo uscire di casa, per una ragione ben specifica, per cercare di evitare che noi tutti i giorni andassimo al supermercato a comprare un pacchetto di burro, dei biscotti, un pezzo di pane e un po' di carne, cioè cercare di far sì che quando ci si sposta per uscire di casa lo si faccia con razionalità, cercando di evitare il più possibile che le uscite, ovviamente. E quindi cosa è stato fatto? È stato impugnato da parte di alcuni cittadini del comune di Pula le due ordinanze sindacali, e il presidente del TAR non ha sospeso queste due ordinanze. Quindi queste due ordinanze continuano a produrre effetti in tutto il territorio comunale. E qual è stato il ragionamento del giudice? Ogni tanto abbasso lo sguardo perché leggo proprio i provvedimenti di cui parliamo. Il presidente ha detto: non appare manifestamente irragionevole nel contesto emergenziale la contestata scelta di limitare il numero delle volte in cui può essere consentito al cittadino
di recarsi in esercizi commerciali, né tantomeno l'obbligo di indossare all'interno degli esercizi commerciali guanti e mascherine. Quindi il presidente del TAR, che si pronuncia con decreto nel giro di qualche giorno, anche nella stessa giornata in cui il ricorso viene depositato, sostanzialmente ha effettuato un bilanciamento tra quello che è il diritto alla salute, quindi il diritto alla salute di tutti, e quindi cercare di far sì che ogni comune con i propri strumenti possa cercare di contenere al massimo la diffusione del virus, attraverso l'adozione di provvedimenti come questo che limitavano sia l'accesso con determinati ausili per il contenimento della diffusione del virus. Ecco Nicola, stanno arrivando delle domande da parte di alcuni ascoltatori, per esempio Enrica che abbiamo salutato prima, ci scrive: a causa del Covid siamo costretti ad annullare il matrimonio. In tal caso possiamo recuperare le caparre già versate? E qual è la differenza tra caparra e anticipo? Qui andiamo sul diritto privato. Sì. Ah, poi... Allora, in questo caso tanti di noi avevano preso degli impegni prima dell'emergenza sanitaria e alcune attività potrebbero al giorno d'oggi essere bloccate, essere totalmente vietate per legge. Qual è il consiglio che posso dare ad Enrica in un caso del genere? Quello di cercare di confrontarsi con gli organizzatori del matrimonio, quindi presumo i ristoratori e tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione del matrimonio, per trovare un accordo con loro affinché il matrimonio, celebratosi in un momento successivo al superamento dell'emergenza, possano non essere perse tali somme. L'anticipo è una somma che io do in funzione del futuro acquisto che vado a fare. La caparra, ci sono due tipi di caparra che però tendono a tutelare sia l'acquirente che il fornitore. E in alcuni casi, in caso di mio inadempimento, perdo la caparra. In caso di inadempimento del fornitore, sarà tenuto a restituirmi la caparra maggiorata del 50%, quindi a rendermi una doppia caparra, un po' come avviene spesso anche nella compravendita di immobili. Bisogna però vedere, come abbiamo detto la volta scorsa, la tipologia contrattuale specifica che è stata scelta dalle parti, perché qui noi possiamo fare un ragionamento in termini generali, e capire per l'appunto se c'è possibilità. Io sono sempre dell'avviso che il trovare un accordo tra le parti sia la soluzione migliore per tutti. Quindi parlarsi, venirsi incontro e quindi valutare insieme se vi siano i presupposti per posticipare ad un secondo momento e quindi trovare un accordo alternativo. Nicola, ci scrive anche Maurizio Cadinu che chiede: come funziona il decreto liquidità? Allora, grazie Maurizio della domanda. Così abbiamo anche l'opportunità di approfondire altri ulteriori due aspetti. Allora, il decreto liquidità è un decreto molto complesso, non neghiamocelo, come era molto complesso anche il decreto Cura Italia. Ci sono alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese, altre misure sono legate ai lavoratori, altre misure legate all'export, altre misure legate ai processi, quindi alla giustizia, al nostro settore, e un'altra misura molto interessante per le aziende è quella relativa agli assegni e in generale a tutti i titoli di credito, quindi vai a cambiare, cambiali, eccetera, eccetera. Perché, come ben sappiamo, nel nostro sistema produttivo una modalità di pagamento molto utilizzata è quella dell'assegno.
Teoricamente noi dovremmo emettere un assegno nel momento in cui abbiamo la provvista, abbiamo la liquidità sul conto corrente in cui emettiamo un assegno. Purtroppo però non neghiamocelo, la realtà qual è? La realtà è che l'assegno viene utilizzato a garanzia del pagamento che molto spesso dovrebbe avvenire a distanza di mesi. Quindi all'interno del nostro sistema abbiamo in mano a tantissime aziende, a decine di migliaia di aziende, in mano titoli di credito che in questo momento non possono essere incassati perché non c'è liquidità nei conti correnti. E quindi cosa ha previsto l'articolo 11 del decreto liquidità? Ha previsto sostanzialmente una misura emergenziale per le attività che dovessero essere in corso in questo problema qui. E quindi la norma ci dice che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile, relativi a tutti i titoli di credito di cui abbiamo parlato, vengono ad essere sospesi per lo stesso periodo. Quindi, cosa succede? Che se noi avevamo un assegno che è stato portato all'incasso, ipotizziamo il 15 marzo, e io il 15 marzo non avevo liquidità in quel conto corrente, la banca mi avrebbe inviato, ai sensi dell'articolo, ve lo leggo, ai sensi dell'articolo 9 bis della legge 386 del 90. Se sono troppo tecnico, Simo, fammi anche tu qualche No, richiesta. no, va bene, soprattutto poi se ci sono delle precisazioni sicuramente avremo modo di raccogliere eventualmente le domande di chi ci sta ascoltando, però insomma, sei un avvocato e quindi devi parlare utilizzando le terminologie corrette e poi magari se ti rendi conto tu che è necessario spiegare un po' meglio quello di cui stai parlando, perché magari è troppo tecnico. A te insomma, la facoltà di farlo, va bene? Sì, grazie, grazie. Dicevo quindi, nel caso in cui un'attività imprenditoriale abbia emesso un assegno, poniamo in caso in data 15 marzo, e questo assegno sia stato portato all'incasso e nel conto corrente non vi era la liquidità necessaria in tutto o in parte per il pagamento, la banca, ai sensi del 9 bis, avrebbe dovuto comunicare, o sicuramente lo starà facendo, il preavviso di revoca. Il preavviso di revoca all'emissione di futuri assegni. Perché il termine di pagamento, ai sensi sempre della norma del 386 del 90, nel momento in cui noi non avevamo liquidità, avevamo 60 giorni, quindi 2 mesi, per effettuare il pagamento, ovviamente con delle sanzioni e con dei costi ulteriori, però questo ci consentiva di evitare il blocco dall'emissione di assegni futuri. Questa norma della legge 386 del 90 deve essere integrata con l'articolo 11 del decreto liquidità, che non soltanto produce effetti dall'entrata in vigore, quindi dal 10 di aprile, cioè da ieri, ma addirittura ha effetti retroattivi, quindi ha effetti retroattivi dal 9 marzo al 30 aprile 2020. Non solo, il comma 3 dell'articolo 11 prevede anche che i protesti o le contestazioni equivalenti levate dal 9 marzo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmesse dai pubblici ufficiali alle camere di commercio e addirittura, ove già pubblicati, le camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Io credo che questa misura sia una misura estremamente importante perché ci dimostra che sostanzialmente lo Stato, il governo, è perfettamente consapevole di quest'uso un po' distorto degli assegni, ma allo stesso tempo consente di fare
consente alle attività produttive che li hanno utilizzati e che magari si sono visti portati all'incasso assegni che non potevano pagare, una sorta di sanatoria, una sorta di condono per questo periodo emergenziale, perché purtroppo tante attività avrebbero pagato gli assegni con la liquidità, quindi con il cash flow acquisito di giorno in giorno, che purtroppo si è interrotto dall'oggi al domani per non per loro volontà. E quindi questa credo sia una misura estremamente importante, e credo anche che andrà, ove il blocco dovesse continuare, andrà ad essere posticipato ulteriormente, perché non possiamo pensare che un'attività possa subire delle conseguenze così dannose dopo che per 2 mesi rimane bloccata. Nicola, cosa pensi in merito al discorso di Conte di ieri del passaggio legato a Salvini e alla Meloni? Allora, onestamente non l'ho condiviso. Non l'ho condiviso e non parlo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista dell'opportunità politica. Ci troviamo in un momento storico in cui io credo che ciascuno debba mettere a disposizione se stesso al servizio del paese, e che ciascuno debba fare entro i propri limiti ciò che può. È un momento in cui abbiamo bisogno di unità, e quindi un attacco a reti unificate di questo tipo credo che possa minare un po' la stabilità del paese. Non che prima ci fosse unità tra maggioranza e opposizione, perché ovviamente ciascuna forza politica agisce liberamente, però io credo che un comportamento del genere possa, soprattutto per il futuro, andare a minare quelle basi di cooperazione che ci dovrebbe essere tra maggioranza e opposizione in un momento così delicato. Quindi da parte tua, insomma, pensi che appunto ci sarebbero dovute essere altre sedi per chiarire questo ingorgo che si è venuto a creare? Eh sì, sicuramente altre sedi, sicuramente i leader della coalizione, ma non già il Presidente del Consiglio, soprattutto sfruttando un momento che doveva essere di informazione. Cioè quel momento lì doveva, a mio avviso, essere un momento di informazione del Presidente del Consiglio nei confronti di tutta la nazione, e quindi non un momento di scambio di battute politiche, perché in questo momento io credo che i cittadini abbiano necessità di comprendere bene ciò che possono fare, come lo possono fare e quando potranno ripartire. Io, se fossi un'attività commerciale, vorrei sapere quando ripartirò, che cosa potrò fare, eventualmente anche per riorganizzarmi, perché non è detto che quello che io ho fatto fino ai primi di marzo potrò farlo da maggio o da giugno in poi. Per cui io credo che questa debba essere l'informazione che il governo e che tutte le forze politiche chiamate ad una responsabilità di governo a tutti i livelli debbano fare, essere presenti per queste ragioni. Va bene, Nicola, siamo quasi arrivati alla fine del nostro appuntamento, siamo in diretta da più di mezz'ora e ci arriva un messaggio da Francesco che però scrive «Sto pensando di affittare una casa vicino al mare per l'estate in modo tale da poter andare al mare qualora queste restrizioni dovessero essere prorogate. Posso farlo?» Sì e no, nel senso che l'attività all'aria aperta e uscire è stata una misura un po' contestata. Io credo che quest'estate le misure saranno sicuramente più allentate. Non escludo che anche nei luoghi aperti al pubblico e all'aperto, come sono le nostre splendide spiagge, il nostro Poetto, che a tutti noi manca in giornate stupende come queste, soprattutto possa essere un luogo di forte attrazione, soprattutto dopo mesi di restrizione. Quindi io credo che
sarà bene valutarlo con più attenzione nel corso dei prossimi mesi, perché se noi siamo chiamati a stare entro i 200 metri, potrebbe essere una valida alternativa. Questa è anche una bella trovata dell'ingegno. Credo però che possa, da certi punti di vista, essere considerata un'elusione della norma nel momento in cui noi andiamo sostanzialmente a stare tutto il giorno al mare anziché fare una passeggiata nei pressi di casa. Certamente chi vive in una situazione, come dire, di una casa vicino al mare, una casa in campagna o una villetta, sta molto meglio rispetto a chi sta in appartamento. E devo dire che il popolo italiano, che noi tutti abbiamo compreso appieno il senso di queste misure, e tranne alcuni pochissimi casi, credo che che tutti noi stiamo rispettando appieno le norme che ci vengono date. Quindi staremo a vedere. Di qui a quest'estate credo che tante cose cambieranno e quindi sicuramente saremo più liberi. Certo, saremo più liberi, però comunque con necessità di avere tutti gli ausili di protezione individuale. Sì, e poi avremo modo sicuramente di continuare a parlarne nei prossimi appuntamenti. Nicola, ti chiamo a farmi una domanda. È vero, è vero. E allora faccio io una domanda a te. Tu sei sempre stato molto attivo. La radio è sempre stata molto dinamica. Come vedi il futuro del tuo settore, della radio? Abbiamo visto che qualche settimana fa c'è stato il primo collegamento a distanza per la direzione di un TG. Se non ricordo male era Sky TG 24, in cui sia l'operatore sia il conduttore erano entrambi a casa loro. E questo è un passaggio forse un po' rivoluzionario. Ho visto poi qualche giorno fa una diretta, qualche intervista, qualche articolo, qualche commento su Facebook di Nicky Grauso, che diceva che lui queste modalità le aveva già proposte 20-30 anni fa, quando era alla direzione dei principali quotidiani sardi, e che ovviamente era... all'epoca era una modalità ancora impensabile, sebbene la tecnologia già ci fosse, come c'è adesso, semplicemente adesso è molto migliore. Quindi dimmi un po', cosa ne pensi dell'evoluzione del tuo settore? Allora, io credo che da parte mia non vedo l'ora di riprendere a incontrare le persone, perché è proprio diverso. È differente l'incontro e la possibilità di lavorare avendo l'interlocutore di fronte, anche perché solitamente quando faccio le interviste poi ci si va a prendere un caffè o si fanno due chiacchiere, cioè è anche un momento di crescita sotto tanti punti di vista. Credo che tanto ci sia da fare proprio per aggiornarsi a livello tecnico, a livello sia software che hardware, che anche le reti abbiano sicuramente bisogno di un potenziamento, perché come vedi oggi abbiamo avuto qualche difficoltà a collegarci su Zoom, probabilmente perché le reti sono sovraccariche e non si ha sempre una stabilità nonostante si stia utilizzando la fibra. Quindi sicuramente credo sia una ottima opportunità per scoprire, attrezzarsi ulteriormente per poter sopperire a eventuali futuri problemi. Quindi si possono colmare tante lacune in questo periodo, però... per la formazione professionale, per lo studio, già da tempo si era comunque sia modo, anche attraverso YouTube o altre piattaforme di streaming, modo di aggiornarsi e di studiare. Credo che non si possa rinunciare all'incontro tra le persone e che in qualche modo torneremo quanto prima alla normalità, anche se è vero che tutto ciò che stiamo acquisendo in questo momento sarà un tesoro importante da conservare e da riutilizzare. Faccio un piccolo esempio.
se per esempio avessimo dovuto fare questi incontri in radio, avremmo dovuto perdere tempo per cercare parcheggio in centro, registrare, ritornare alle nostre attività in altri luoghi della città, mentre così si risparmia tantissimo tempo e ci si può dedicare nel tempo che insomma, si sarebbe dedicato agli spostamenti, ci si può dedicare ad altre cose, a leggere, a riposarsi anche. Non dimentichiamoci quanto tempo abbiamo sottratto al riposo, insomma, chi ha poi dei ritmi vorticosi, alla fine esce la mattina e torna la sera inoltrata a casa. Attraverso queste modalità sicuramente potrà recuperare tanto tempo. È andata bene come risposta? Che dici? Sì, concordo appieno soprattutto su questo ultimo passaggio, perché credo che sia veramente qualcosa di, diciamo così, di epocale, di importante, soprattutto anche per l'ambiente, per la terra che ci ospita, che molto spesso abbiamo maltrattato, e soprattutto anche a livello di gestione del tempo, perché come hai detto tu, non è cosa da poco. E mi viene in mente un'ulteriore considerazione in ordine alla gestione del tempo. Il mio professore, il mio maestro all'università, il professor Pubusa, si batteva già da tempo per far sì che anche le udienze potessero tenersi a distanza, parliamo del processo amministrativo, o comunque si potesse scegliere di mandare in decisione la causa d'intesa tra gli avvocati, ove non ci fosse nulla in più da aggiungere. Questa modalità, che era stata per tanti anni immaginata, pensata, su cui si era riflettuto, in questo momento è diventata praticamente realtà, perché il processo amministrativo è un processo che sta già ripartendo prima di tanti altri. La giustizia amministrativa non si è fermata un giorno. Come abbiamo detto prima, abbiamo letto un decreto del presidente del TAR Sardegna, e quindi devo dire che può essere anche questo stop forzato un momento per ripensare un po' tutto il sistema produttivo. È ovvio, certe attività non si possono fare a distanza, però ci farà, secondo me, riflettere molto questo stop. Sì, rispondiamo anche a Claudio Lee Marcialis che scrive: ne parliamo di cosa? E hai ragione, perché questo è il nome di una rubrica, Claudio, all'interno della quale andiamo a, come abbiamo detto all'inizio, nell'introduzione, a spiegare meglio, e a risolvere possibilmente tutte le problematiche giuridiche che vengono a presentarsi in questo inedito momento storico derivante dalla crisi causata dalla diffusione di questa pandemia che insomma era assolutamente imprevista. Quindi pian piano si sta andando a comprendere come si sta evolvendo la situazione proprio sotto il punto di vista, come ho detto, giuridico. Nicola, ti ringraziamo per averci dedicato un po' del tuo tempo. Salutiamo tutte le persone che si sono collegate con noi e ci hanno dedicato qualche minuto appunto anche alle persone che ci hanno mandato le loro domande. Ci scusiamo se non siamo riusciti a leggere qualcosa, ma a volte le domande che appunto vengono fatte durante la diretta scorrono, non è semplice recuperarle, però ce le scriviamo, le segniamo e risponderemo la prossima volta. Cosa fai oggi, Nicola? Continui a lavorare in studio? Sì, oggi continuo a lavorare, c'è un altro po' di cose da fare perché la nostra attività non si è interrotta e, come ben potrei immaginare, l'attività dei tribunali è un po' rallentata, un po' bloccata, un po' rallentata, un po' bloccata, ma la nostra attività è ancora in pieno svolgimento, soprattutto perché le questioni legali aperte sono tante. Noi lavoriamo prevalentemente con aziende che stanno avendo notevoli problemi. E poi ci terrei anche a salutare, ho visto che scorrendo si sono collegati anche tutti i colleghi di studio, Mauro, Ignazio, Francesca, Alberto, e non vorrei dimenticarne alcuni, Pierluigi, alcuni clienti, Terry. Sì,
Stefano e tanti altri amici che si sono collegati. E quindi questo vuole essere un momento anche un po' per rimanere in contatto quasi settimanale per fare un po' il punto della situazione. Poi ritornando a quello che ha detto Claudio, ne parliamo di cosa? Molto spesso è una rubrica anche un po' aperta, come abbiamo fatto oggi, perché le modifiche ci sono tutti i giorni da parte di governo e amministrazioni locali e poi ciascuno ha il suo problema giuridico da cercare di risolvere. Quindi siamo qua a disposizione. Ecco, grazie ancora Nicola, ti chiedo di rimanere in linea, salutiamo tutte le persone che si sono collegate con noi e a breve vi daremo informazioni sul prossimo appuntamento. Buona Pasqua e tanti auguri a tutti voi. Grazie.